Ancora una volta i bambini danno dimostrazione di un grande interesse, di una grande conoscenza dei fatti, danno la dimostrazione di essere più adulti dell'età che hanno. E il fatto che dei bambini così piccoli prendono coscienza, anche grazie ovviamente al ruolo fondamentale della famiglia, in questo caso della scuola, delle loro maestre, e loro assimilano un momento difficile che si sta vivendo, e il fatto che oggi hanno portato nella sede del Consiglio regionale dei regali da loro infiocchettati, da loro abbellititi, imbustati, con la consapevolezza che questi regali erano, anzi sono, diretti ai bambini sfortunati che scappano dalla guerra, è un grandissimo segnale che dovrebbe scuotere le coscienze di tutti, e mi piacerebbe che questa scena venisse vista oggi direttamente da Putin e direttamente da chi in Ucraina e in Russia sta mandando avanti in onda una guerra terribile che sta dilaniando l'Europa e potrebbe avere anche confini più larghi. Sì, è un'iniziativa molto importante, ecco, l'educazione in ambito scolastico, educare i nostri bambini a una sensibilità in confronto a questa disgrazia che stanno vivendo gli altri bambini dell'Ucraina è di rilievo. L'importanza proprio della scuola che va a individuare, va a carpire e la sensibilità che stanno esternando questi bambini nel donare dei giochi ai bambini meno fortunati che oggi rappresentano, che sono quelli dell'Ucraina.